Bene, siamo sempre nella location sulle vie Cassie, in uno splendido bar con camino e un bel clima. Era un mio vecchio per parlare di una seconda denuncia fatta oggi che riguarda le banche, questa volta quello che è successo con le quattro banche salvate dal famoso bail-in. Allora, eccolo qua, questa è l'altra denuncia a proposito delle banche. Noi, oggi ne abbiamo fatto il bis, come si dice. Se i nostri amici le vogliono replicare, lo trovano su altri. Diciamo che queste denunce scaricano, la presentano anche la Procura della Repubblica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Guardia Forestale, anche la Corte dei Conti. Anche la Corte dei Conti, dove vogliono andare? Bene, basta che la presentano. Alla Polizia Municipale. Polizia Municipale. Provinciale. Sì. Diciamo per alla esattezza. Polizia Provinciale. E alle guardie carcerarie, oltretutto. Va bene. A vostra scelta. Allora, diciamo che queste denunce, sia la denuncia presentata oggi in formato PDF che il formato Word replicabile, saranno disponibili sul sito albamediterranea.com. Perfetto, ok. Era punto com, sì, oppure Alba Mediterranea 1 con la cifra 1, sì, punto com, sì. Sempre. No, anche Alba Mediterranea 1 che è più facile probabilmente, sì. Non punto 1, Alba Mediterranea 1 con cifra, tutta attaccata senza spazio fra Alba Mediterranea e 1. Va bene. Allora, diciamo che questa querela è una quasi replica di una denuncia che facemmo nel 2010 sulla scorta di avvenimenti che pochi notarono, ma che erano veramente sconvolgenti, come adesso vedrete. Abbiamo pensato di replicarla perché veramente è la capostipite di tutte quelle più importanti che abbiamo poi successivamente fatto, ma è anche quella, diciamo, più completa, più rappresentativa della situazione generale in cui ci muoviamo tutti quanti noi cittadini. La cosa che mi ha spinto a rielaborarla e a riproporla, con delle modifiche ovviamente di aggiornamento e di rivisitazione, è stato il fatto che l'altro ieri ho ricevuto una comunicazione da parte dell'amico Fabrizio Fadda di Antiquitalia che mi portava a conoscenza del fatto che io ignoravo che a seguito della denuncia che noi abbiamo fatto nel 2010, successivamente nel 2011 e 2012 ci sono state due cause penali, non so se scaturite dalle nostre denunce o da altre denunce, non ne abbiamo avuto sentore. In ogni caso noi avevamo fatto la denuncia in quei termini là, anche se poi il processo è scaturito da altre denunce di altri. E poi la cosa importante è che a distanza di ben 8 anni da quando sono avvenuti i fatti, cioè nel 2007-2008, finalmente la Corte dei Conti, allertata da noi da ben 7 diverse denunce fatte nel corso degli anni successivamente a questa, e a cui abbiamo poi l'anno scorso verso luglio, Giorgio ascolta bene, sì. Quando noi l'anno scorso verso luglio siamo andati a depositare queste 7 querele alla Procura interna, alla Corte dei Conti, contro la Corte dei Conti, immediatamente ad agosto è scaturita questo processo della Corte dei Conti che andava a rivisitare le cose che noi denunciavamo. Esattamente. Non lo so se questo è dipeso da noi o meno, perché ma intanto è una pulce che noi abbiamo inserito la Corte dei Conti nell'orecchio giusto. No, ma la Corte dei Conti funziona così: la Corte dei Conti può essere non c'ha un procedimento, il procedimento della Corte dei Conti non funziona né come il procedimento civile né come quello penale. Semplicemente il cittadino, quando fa una denuncia di danno erariale nei confronti delle varie istituzioni dello Stato, è una segnalazione che porta alla conoscenza dell'autorità
del Presidente della Corte dei Conti e del Consiglio della Corte dei Conti, i quali loro poi autonomamente decidono se incominciare a incardinare un procedimento o no. La cosa che però a noi fa piacere è che a luglio abbiamo depositato queste 7 denunce che coinvolgevano pesantemente con denunce anche penali contro il Presidente della Corte dei Conti, però immediatamente dopo, un mese dopo, guarda caso, parte questo procedimento. Quindi non lo so se la nostra è una paternità nostra o meno, ma sicuramente quello che abbiamo fatto ha contribuito a risvegliare l'attenzione. La cosa importante poi da dire è che quindi c'è questo procedimento in corso, questo procedimento della Corte dei Conti, e finalmente si è accorta che solo nel Friuli Venezia Giulia lo Stato, con questa investitura che poi dopo vediamo nel merito che cosa è, ha perso 677 milioni, dicono loro, e invece noi diciamo che sono molti, ma molti, ma molti di più, perché a livello nazionale parliamo di 300 miliardi di mancati versamenti fiscali da parte delle banche, solo per la parte, diciamo, che avrebbe dovuto essere di competenza, ma con tutto il raggiro che è stato messo in atto in quegli anni lì, a partire dal 2000, diciamo, legiferando dal 99 al, no, cioè dal 92 al 99, ma poi nell'applicazione pratica dal 2007 a venire qua. E allora, che cosa è successo? È successo che quel figlio di gran puttana di Amato, così si capisce bene di chi parliamo, di Giuliano Amato, er topo, er ratto, er sorcio, come lo chiamano? Er sorcio. Dottor Sottile, eufemisticamente, no, Sottile che è un troione. Nel 61-62 faceva il montagnardo, te lo ricordi? No, ma lui si ricorda che era l'uomo che faceva le politiche di Craxi, che fu cacciato via, certo, a monetine, certo, in faccia, e lui fu chiamato a fare il presidente del Consiglio. Il sostituto, incredibile. Quello è il massimo delle aberrazioni. Certo. Ma perché era un uomo disponibile per il sistema? Ma certo, perché era l'uomo del sistema. Era l'uomo del sistema. Allora, che cosa è successo? Quel figlio di puttana ha, fra le altre tante cose, messo in piedi il sistema attuale. Perché? Perché ha contribuito e ha presentato e poi sottoscritto il famigerato testo unico bancario, il TUB, la 385-93, e cioè ha mandato in pensione il vecchio testo unico bancario, quello di Alberto Beneluce, che era una cosa seria. No, pure se era un fascista, a parte che non era fascista, era massone, ma era pure una persona per bene. Era una persona per bene, non era assolutamente fascista, anzi lui era uno contro. E certo, ma non era contro il fascismo. Era uno che faceva il professionista, comunque il ministro. Non si può. Beneluce fu affidato un incarico di fiducia nell'ambito, attenzione. No, lui era un professore universitario che era uno capace della materia, attenzione. A Beneduce fu, nell'ambito del fascismo ci sono stati moltissimi massoni, che ne dicono questi coglioni, che ne dicono questi idioti che stanno ancora a rompere i coglioni su massoneria e quant'altro. Allora andassero dei preti amici loro, che sono più massoni di tutti gli altri. Beneduce ebbe un incarico di fiducia, ma per fare che cosa? Per fare quello che il fascismo voleva fare, cioè nazionalizzazione imprenditoriale. Non solo, ma lui è stato libero di scegliere, decidere e fare come cazzo gli pareva, di rispondere al Consiglio Superiore. Esattamente, ma nell'ambito di un progetto politico che si è esplicato molto chiaramente. Era un processo rivoluzionario. Esatto, quello che hanno fatto in Polonia pochi giorni fa. La banca centrale, punto. Allora, se vedete che questa è la soluzione, che cazzo ancora andate a raccontare? Siete voi che siete fascista, comunista, è una soluzione ideale. E poi basta, chiuso. Benissimo. E allora? Continuiamo. Sì, e quindi la cosa è partita da lì. Là poi, diciamo, per la massima parte, conclusa quell'altro gran figlio di puttana,
di signor Massimo D'Alema, figlio invece sì di fascista. Sì, fascista di sinistra. Ripetiamolo sempre, il padre di D'Alema scriveva su una rivista che si chiamava Santa Milizia, diretta da un personaggio che poi diventò anche lui comunista, però questo personaggio qui aveva ragione di diventare comunista, perché sennò l'avevano era andato volontario in Russia con la milizia, l'hanno fatto prigioniero lì, o accetti o non accetti, certo. O diventi comunista o è molto probabile che muori, e allora io lo giustifico perfettamente, certo. Ma lo giustifico di nuovo per ricordare esattamente che è questo personaggio, Fidi Agambetti, in un ultimo libro che era un'intervista a lui stesso fatta da un noto giornalista. No. Allora, il dottor Giorgio Vitali non è che si prepara le risposte prima di come fanno i nostri cari governanti, no, che se le leggono magari, no? Perché manco se lo ricordano. No, lui le cose le sa. Le cose le tira fuori dalla sua memoria, dalla sua reminiscenza storica che c'ha infinita. Allora, no, poi concludo che Fidi Agambetti, in questo libro intervista che disgraziatamente non comprai il momento che capitò tra le mani, fa una dichiarazione che a me è piaciuto molto, perché ha detto, diceva, paradossalmente io sono rimasto l'ultimo fascista, perché aveva ragione, pur facendo il comunista. Molto formalisticamente riconosceva che le posizioni che lui ha sempre seguito nel dopoguerra erano posizioni chiaramente fasciste. Insomma, entriamo nel merito. Quindi il signor D'Alema ha fatto approvare dal suo governo una porcheria assoluta che non ha nome, e neanche, cioè, non potrà mai esistere un nome per una sconcezza del genere. Il signor allora, parlano tanto di Renzi, che è un infamone, un poveretto, un mentecatto, quello che vogliamo. Però quantomeno ha dato una parvenza di legalità al processo di esautorazione della Costituzione, perché quando hanno cambiato l'articolo 117 hanno dovuto fare tutta una serie di procedure più o meno legali, anche quello è tutto da vedere, ma quantomeno per il, come si dice, per il reprobo, no, uno sa un cazzo. Apparentemente hanno seguito le regole del gioco, invece non è vero un cazzo manco lì, ma quantomeno hanno tentato di fare la pantomima, no? Invece il signor D'Alema che cosa ha fatto? Ha stravolto due articoli del codice della Costituzione e ben quattro articoli del codice civile, senza fare neanche ba. Non è che ha provato a fare una presentazione di nuova regolamentazione costituzionale o del codice civile alle Camere, che è una commissione, un cazzo, zero. Cioè semplicemente ha stabilito che in base a questa legge valevano delle regole nuove e l'ha fatta, fine, senza manco cambiare il codice civile. No, per molto meno hanno assassinato due persone, ricordiamocelo bene, D'Antona e Biagi, per molto meno sono stati assassinati. Beh, insomma, questa porcheria assoluta si chiama legge 130 del 99, è anche quella una legge quadro, è una legge quadro sul recupero dei crediti, ed è una porcheria immonda perché stravolge qualunque diritto di interlocuzione, cioè anche il delinquente più efferato, che ne so, il gran Ghignol, se fosse messo di fronte alla sbarra, c'ha diritto a difendersi, per la Madonna, o no? Certo. E invece? Anche Giacomo lo squartatore. Giacomo lo squartatore, certamente. Ma è mai possibile? O quello che che è sulla Salaria. Il mostro di Nerola. Nerola, ecco, Nerola. Il mostro di Nerola. C'ha diritto a difendersi, no? Invece di dargli l'ergastolo gli danno 20 anni, no? Magari. E Cianciulli, la nota. Invece in questa legge quadro, che ripetiamo per favore, no, non solo non ti permette di difenderti, ma manco di dite che dice che sei sotto processo, ti ritrovi condannato contumace senza sapere che esiste un processo, ma non in Italia, no, dice, vado a Treviso piuttosto che a Canicattì al tribunale, no, a New York, a Honolulu, che ne so, a Nuova Delhi. Cioè tu ritrovi condannato dal tribunale filippino e non sai che cazzo sei stato condannato, che se per caso vai un giorno in vacanza nelle Filippine
vedono il documento e ti arrestano lì per lì. È una cosa folle, una cosa semplicemente folle, vista in ottica mondialista. Aspetta, ovviamente. Diciamo una cosa che è difficilmente comprensibile: denunciato, cioè giudicato in merito a quali reati? A reati di insolvenza contrattuale, di ordine debitorio. Cioè, allora, la cosa è così: praticamente il recupero dei crediti le banche le facevano tramite le agenzie di riscossione, no? Tramite le cartolarizzazioni. Le cartolarizzazioni peraltro per molto breve, per un periodo piuttosto breve. Quando a un certo punto, su indirizzo da parte delle multinazionali finanziarie che già operavano così in molti paesi, fra cui anche negli Stati Uniti, hanno visto che riuscire a disincagliare dei debiti complicati richiedeva tempo, uffici legali, investimenti finanziari, perché c'erano dei debiti molto improbabili che la gente semplicemente non pagava, perché, come l'ho detto l'amico lì ingegnere, aveva tutte le ragioni per difendersi e dire: no, io non ti devo un cazzo, ti ho dato già tutto, no? E quindi molti di quei debiti che le banche pretendevano incagliati in realtà erano inesistenti o comunque del tutto arbitrari, e quindi andavano e valutati uno per esigibili, al limite anche esigibili, ma a seguito di sentenza del tribunale, come dice la legge. Dice, allora, all'articolo 525, cari amici, andate a vedere l'articolo 525, questo l'ho detto io, del codice di procedura civile. Tu me l'hai detto, però io che sono andato a vederlo l'hanno ulteriormente modificato, il debito deve, il credito deve essere certo esigibile, sai come è liquido, come deve essere esigibile per sentenza già avvenuta. Allora, tutto questo invece con la legge 199 va, 133-99 va a puttane. E allora si può essere attraverso questa legge, allora vi faccio un attimo, che cosa succede? Succede che uno apre un conto in banca per qualche motivo, o con una finanziaria o con le assicurazioni, questi sono i tre soggetti che, diciamo, hanno avuto vantaggio da questa legge, e questi tre soggetti a un certo punto decidono di incassare. Non importa se tu sei insolvente, non insolvente, vogliono incassare perché stanno in difficoltà per cazzi loro, come adesso, e ti dicono: rientra immediatamente. Se tu rientri immediatamente, bene, altrimenti ti mettono come insolvibile. E quindi ti fanno la cartolarizzazione immediata, non c'è più bisogno di passare dal cancelliere del tribunale che deve fare e spedire tutta una serie di procedimenti che non è il caso di andare a vedere, e immediatamente viene cartolarizzata appunto questo debito. Dopodiché, entro i termini di cartolarizzazione, cioè i 60 o 90 giorni di prassi, tu o paghi oppure passi in questa trafila, questa tramoggia che ti trita. Perché che cosa succede? Succede che questi debiti cartolarizzati vengono spacchettati, messi in fettine dentro titoli tossici mischiati con altri milioni di debiti come i tuoi, di cui poi ovviamente non c'è più un'identità, quindi non è più possibile manco agire, per cui poi questi debiti li mettono all'asta a New York piuttosto che alla City, che hanno Lulu, dove cazzo gli pare a loro, vengono comprati dal primo figlio di puttana che passa, che gli interessa. Dopodiché questo figlio di puttana che fa? Tramite la legge vigente nel suo paese ti fa condannare dalle leggi del suo paese, dove tu non hai mai messo piede. Sembra una cosa normale questo, per cui vieni condannato, questo è l'autentico e vero spirito della mondialista globalizzazione. Mondialista. Questa è la base e la sostanza della globalizzazione. La spersonalizzazione dell'identità. E quindi che cosa succede? Che, ad esempio, la banca d'affari che ha comprato il tuo debito alla City di Londra vuole quei soldi. Che cosa fa? Incarica una dei fantocci messi in piedi dalla tua banca italiana
per esempio Ital Fondiario, come abbiamo detto anche in alcune occasioni, ma ce ne sono centinaia di queste società. E comunque è riportato sulla denuncia questo caso, sì, sì, no? Di Ital Fondiario. Anche. Ital Fondiario che cosa fa? Manda uno dei suoi sgherri a casa tua, anzi no, neanche lo manda, non c'è manco bisogno, semplicemente manda uno dei suoi sgherri all'ufficio catastale e vede tu, che cosa tu sei proprietario, di cosa sei proprietario. Gli interessa, gli devi dare 100.000 euro, ti mettono sotto sequestro e pignorano una casa dei 500.000. Dopodiché o ti mandano una lettera, o paghi entro 90 giorni, oppure ti mettono all'asta la casa. Questa è questa legge, una porcheria assoluta, sotto il profilo umano, ma sotto il profilo dell'interesse della banca. Che è successo? È successo che complessivamente le banche italiane nel 2006-2007, quando è successa questa cosa qua, hanno messo, spacchettato circa 300 miliardi di euro, su cui hanno messo in applicazione questa legge che prevede che il pagamento dei debiti inesigibili delle banche è pari al 10% della cifra complessiva, per cui loro, le banche, hanno pagato il 10% su, cioè hanno pagato le tasse sul 10% residuo, ma non in Italia, sulla sede legale loro, che è per la maggior parte in Lussemburgo, dove pagano lo 0,5% sul 10%. Però quel 90% residuo non è che... In ogni caso quello del Lussemburgo è uno che comanda anche il Parlamento europeo. In Europa, esattamente. Certo. Allora, questo 10%, quel residuo 90% non è che è sparito per il fisco, ma quel 90% riemerge quando la banca americana ti fa l'azione legale e tu devi pagare il debito complessivo, ma non quello originario, moltiplicato per 9, 10, 11, 12 volte. Per cui quei 100.000 euro che erano iniziali, facciamo conto, sono diventati 1.000.000. E chi è che può fare una causa internazionale con una controparte che sta negli Stati Uniti o a Honolulu o a Manila? Sì, ma adesso è che la causa non la puoi... Non lo puoi sostenere, non lo puoi controbattere. Certo. Mentre le multinazionali questo fanno. Ecco una delle modalità di stravolgimento della parità di diritti fra cittadino e soggetto giuridico. Se tu sei una caccolina di merda di mosca rispetto alla multinazionale che tassare, non c'hai possibilità di scampo. Beh, gli debiti a casa. Questo discorso si riallaccia a quello che abbiamo fatto prima per l'altra denuncia sulla Costituzione non applicata. Di fatto, in questo caso, come per l'altro, dove non c'era l'applicazione dell'articolo 1 della Costituzione, qui lo Stato non esiste. Non esiste. Non c'è. Ecco perché, Stato, giustamente, come ha detto Giorgio poco fa, e diciamo costantemente da decenni, lo Stato italiano non esiste più. Non è mai esistito nella sua vera dimensione, perché siamo sempre stati uno Stato occupato militarmente, e quindi come occupato militarmente, come la Germania, non esistiamo, come abbiamo dimostrato in un'altra denuncia un anno e mezzo fa a proposito della Germania. Lo Stato della Germania come Stato non esiste, come soggetto giuridico internazionale non esiste. E fittiziamente, tramite questa pseudo Costituzione, dovrebbe esistere. In Germania non c'è nemmeno lo Stato. Non c'è nemmeno la Costituzione, sì, si chiama legge fondamentale dello Stato, e alla fine l'articolo 141 della Costituzione dice che nel momento in cui si verificheranno le situazioni adatte, finalmente redigeremo una Costituzione. Cioè, che questo per dire la Germania no, come sta messa. Ma noi siamo messi esattamente come loro, perché siamo stati sconfitti militarmente, e non esiste mai nella storia in nessuno Stato che sia occupato militarmente dopo 70 anni dalla fine della guerra, manco in epoca romana, perché in epoca romana dopo 20 anni si concedeva lo status di Civis Romanus anche agli Stati conquistati. Certo. Quindi, andiamo alla conclusione. La conclusione è questa, la conclusione è che siamo in una
bolgia in cui comanda la mafia multinazionale, il globalista, magari spalleggiata dalle fazioni autoctone, come per esempio per quello che riguarda il figlio di Bernardo Mattarella, tanto per dirtene una, no, un infame più infame è difficile dirlo, ma infatti gli infami più infami non a caso li eleggono Presidente della Repubblica, di questa Repubblica che è così, se no non c'ha senso, no? C'è una logica in questo. Va bene, va bene. E quindi ecco, viviamo in un contesto in cui l'apparenza sulla carta è una cosa, mentre la realtà effettiva del diritto e poi anche dell'azione successiva della giurisprudenza e della giustizia e poi di tutti gli altri enti che gestiscono lo Stato, nella realtà sono tutt'altro e sono una schiavitù inossidabile, inalterabile, insopprimibile e ineludibile. Cioè noi siamo schiavi e quindi noi come schiavi, io e lui sicuramente, non accettiamo questa condizione e non accettiamo questa specie di ectoplasma che chiamano Stato. Beh, non l'accetto neanche io, non l'accetta nessuno, immagino le persone che ci stanno guardando e che ovviamente condividono il nostro pensiero. Grazie Orazio, grazie Giorgio, al prossimo video.